Buonasera e ben ritrovati su Telenord per lo speciale Serie B. Sono Tommaso Imperato, con me c'è Sara Canapini. Ciao Sara. Ciao Tommy, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Successo un po' di tutto in questo turno di Serie B, la 21esima giornata, risultati un po' a sorpresa per le Liguri. Avevamo pronosticato una vittoria dell'Entella e un pareggio dello Spezia, è successo esattamente il contrario, cioè vince lo Spezia a Crotone mentre l'Entella si ferma sull'1-1 contro la Cremonese. Andiamo a vedere i risultati di giornata grazie alla grafica. Sì, si è giocata appunto la 21esima giornata, pareggiano Empoli e Chievo nell'anticipo del venerdì. A sorpresa il Pordenone perde ancora, ricordiamo che il Pordenone ha collezionato solo 4 punti nelle ultime 5 giornate, cade con il Pescara di Legrottaglia per 0-2, Cittadella Benevento 1-2, continua la marcia del Benevento verso la Serie A. Pareggiano appunto, come hai detto tu, Entella e Cremonese 1-1, Pisa, Juve Stabia 1-1, Salernitana Cosenza 2-1, Venezia Trapani scontro salvezza finisce 1-1, Crotone Spezia, grandissima vittoria dello Spezia, importante contro una squadra che era alla ricerca, ricordiamo, della quinta vittoria consecutiva. Ascoli Frosinone 0-1 e infine il Perugia ha vinto nel Monday Night per 1-0 con il Livorno. Uno sguardo alla classifica allora. Uno sguardo alla classifica, fatta eccezione per il Benevento che a 50 punti sta facendo un po' campionato a sé, e vediamo che comunque si tratta di una classifica estremamente corta, perché dal Crotone allo Spezia, come possiamo vedere, ci sono solo 6 punti, andando a prendere anche il Pordenone che è in promozione diretta 7. Lo Spezia, ricordiamo che tra l'altro ha ancora una partita da recuperare con la Cremonese l'11 febbraio, quindi insomma lo Spezia con questa vittoria importantissima sì per il morale ma soprattutto per la classifica, perché apre il discorso playoff. Per quanto riguarda l'Entella, scivola dalla quarta alla sesta posizione, ma come possiamo vedere appunto è una classifica davvero davvero cortissima. Sì, tra l'altro lo Spezia vincendo con la Cremonese andrebbe proprio ad agganciare l'Entella per un derby anche a distanza ligure per quanto riguarda la classifica. Parliamo tanto per cominciare della partita dell'Entella, un 1-1 casalingo contro la Cremonese. Che partita è stata, Sara? Beh, si è risolta diciamo tutta nel primo tempo, i due gol sono arrivati nel primo tempo, al solito Ciofani ha risposto la zanzara De Luca che appunto ancora, al secondo tempo gradevole, nessuna delle due squadre però ha avuto la concretezza di portare a casa i 3 punti, un pareggio che sì, poteva sembrare dalla classifica forse un po' stretto per l'Entella, in realtà la Cremonese ricordiamo che aveva ben altri obiettivi a inizio campionato, è una nobile decaduta, quindi insomma un pareggio che sì, poteva andare meglio, ma insomma viste anche le condizioni di questa partita è un punto guadagnato. Andiamo a sentire il tecnico dei Chiavaresi Boscaglia. È stata una partita che è iniziata malissimo, nel senso che comunque abbiamo preso gol, un gol che poteva veramente stordirci, invece assolutamente questo non è successo. Naturalmente devo fare i complimenti alla squadra, perché diciamo alcuni di questi giocatori avevano giocato poco, quasi mai insieme, e invece già hanno tirato fuori una prestazione importante. Questo vuol dire che si allenano bene, che stanno bene, il gruppo è forte, è solido. Abbiamo anche rischiato di vincere alla fine, allo stesso tempo abbiamo anche rischiato qualche cosa perché Andrea è stato bravo in due occasioni. E quindi partita bella, tosta, maschia, e ci portiamo questo punto a casa, ma soprattutto una grande prestazione. Mazzitelli, Toscano e Mirko, tutti e tre insieme mai, ma abbiamo anche avuto l'ingresso del capitano che era da tanto che era fuori. Quindi bene, Poli lì come al solito ha fatto il suo bene, sono contento da questo punto di vista. Oggi era importante vincere, ma era importantissimo non perdere, perché comunque, ripeto, il giorno di ritorno è diverso, è difficile, i punti si fanno a uno e dobbiamo mettere su punti per arrivare all'obiettivo prima possibile. Abbiamo visto anche i risultati degli altri, sono risultati a sorpresa, quindi campionato sempre più difficile, sempre più tosto, maschio. Ha detto bene Boscaglia, era importante non perdere, e in questo senso ci ha messo anche una pezza il portiere Paroni, che non è il titolare ma ha giocato molto bene, lo andiamo a sentire. Ero emozionato, ero abbastanza teso anche in settimana, insomma è sempre una partita di calcio, ma mi mancava, ecco, questo profumo della partita dal primo minuto, quindi sono contento, e sono contento anche insomma per il punto che fa classifica, che non è assolutamente da buttare, quindi è stata una bella giornata. E niente, è stata una partita tosta, passare sotto in quel modo lì su una palla inattiva non ci ha per un attimino magari destabilizzato, però siamo stati bravi a pareggiarla nel primo tempo, e
una cosa ci tenevo a dirla, era complimentarmi un po' con i ragazzi. Si è parlato che in settimana insomma c'erano magari quattro assenze di quattro titolari, che ultimamente erano quattro titolari, quindi il gruppo ha risposto bene, perché chi ha giocato si è fatto trovare pronto, abbiamo dimostrato che siamo una squadra che si può sopperire uno all'altro, e il mister ci aveva detto anche questo, che non gli piacciono le scelte forzate, ma che vuole scegliere. Ecco, penso che questa partita qua gli abbia dato, ecco, queste risposte, insomma, che la squadra c'è, il gruppo c'è e può contare su ciascuno di noi. Chiudiamo il giro di interviste dell'Entella con il centrocampista toscano, che ha detto anche la sua su Entella Cremonese. Una squadra che è stata costruita per vincere questo campionato, però sta trovando delle difficoltà, perché come sta dimostrando questo percorso, che se non metti la cattiveria giusta, atteggiamento giusto, puoi soffrire con tutte. E comunque noi siamo stati bravi oggi a non perderla questa partita, perché abbiamo subito un gol magari che si poteva evitare all'inizio, l'abbiamo rimessa in sesto e siamo stati bravi, perché di solito queste partite si perdono. Sì, magari non avevamo giocato mai tutte e tre insieme, però come ci alleniamo, chi gioca, penso che fa bene, perché ci alleniamo sempre a 1000 all'ora, proviamo tutto al minimo dettaglio e quindi giusto così, dai. Sì, già da martedì dobbiamo preparare questa trasferta difficilissima, che deve essere una grande battaglia. Dobbiamo andare là per ottenere punti e ottenere il massimo. Da Chiavari ci spostiamo a Levante, alla Spezia e poi ancora più a sud, a Crotone, dove gli uomini di Mister Italiano hanno battuto 2-1 la formazione allenata da Stroppa. Che partita è stata, Sara? Una vittoria un po' sorpresa? Una vittoria un po' sorpresa, ma decisamente meritata, soprattutto per quanto visto nel primo tempo. Lo Spezia ha avuto le occasioni sicuramente più pericolose, è passato in vantaggio con il neo arrivato Nzola, che tra l'altro si fa perdonare, ed è l'unico gol che aveva fatto in precedenza in stagione proprio con la maglia del Trapani al picco, quindi insomma si fa perdonare così. Nella ripresa segna subito il Crotone, un fatto che poteva decisamente tagliare le gambe agli Aquilotti, mentre ha dimostrato la squadra di Italiano personalità e ha saputo sfruttare in contropiede l'unica occasione praticamente del secondo tempo per passare in vantaggio e portare a casa questi tre punti fondamentali. Hai citato Italiano, lo andiamo a sentire insieme poi anche al tecnico del Crotone Stroppa. Venire qua e fare le barricate o non cercare di avere coraggio nel giocare la palla era consegnarla in continuazione a una squadra forte e andare in aria a prendere pallonate a destra e a sinistra. Siccome tante squadre che sono venute qua hanno fatto questa fine, l'obiettivo nostro era quello di cercare di essere diversi. Abbiamo creato tante situazioni che potevano diventare grandi occasioni da gol, soprattutto nel primo tempo due o tre palloni sono passati davanti la linea di porta, però bravi noi a non disunirci, continuare a giocare, a concedere pochissimo, perché abbiamo concesso veramente poco. E bravi a Campora, a Gala che è entrato, Federico. Se questa è una squadra, se si vuole essere squadra bisogna esserlo tutti, soprattutto chi subentra, che chiaramente deve dare una marcia in più. Temevamo questa partita, giocarla in questo modo e addirittura vincerla, per noi spero che sia un'iniezione di fiducia enorme. Andiamo a sentire il tecnico del Crotone Stroppa che ammette la sconfitta. È una partita che probabilmente è nata male, non c'è stata una reazione da Crotone, da questa squadra, nonostante poi l'abbiamo rimessa in sesto. Il secondo tempo è stato non giocato da entrambe le parti, però la sensazione è che lo Spezia fosse sempre in partita. Siamo stati, secondo me, molto prevedibili dietro, con palloni scontati, siamo stati lenti. Di sicuro si poteva fare una partita migliore, soprattutto lì. Poi le volte che superavamo, che avevamo la possibilità di avere il vantaggio numerico, soprattutto in mezzo al campo e soprattutto quando andavamo sugli attaccanti, si perdeva palla banalmente, non la si teneva. E una volta che lasci questo campo a questa squadra in questo momento, è difficile rincorrere, portare gli episodi dalla tua parte. Una vecchia conoscenza della Sampdoria, Maxi Lopez, che ha segnato il primo gol con la maglia del Crotone su calcio di rigore, anche lui riconosce i meriti allo Spezia. Lo andiamo a sentire. Hanno giocato bene, bisogna anche dare merito a loro. E
nel primo tempo secondo me hanno letto bene la partita e hanno espresso un buon calcio. Noi non siamo riusciti a fare il nostro gioco. Nel secondo tempo, quando abbiamo fatto il gol, sembrava che potevamo ambire di più. Siamo andati a cercare la partita, però loro sono stati cinici sotto porta. Sono arrivati due volte chiare e hanno fatto due gol. Andiamo a vedere il prossimo turno, la 22esima giornata di Serie B, Sara. Sì, si giocherà appunto la 22esima giornata per le Ligure, due impegni assolutamente difficili. Lo Spezia al Picco ospita il Pordenone a secco di vittorie da un po' di giornate, quindi insomma una partita non solo per la classifica ma anche per le condizioni in cui arriva il Pordenone estremamente difficile. Un'altra partita difficile per l'altra Ligure, l'Entella, che andrà appunto a Frosinone, anche questa una partita decisamente difficile. Nell'economia della giornata spicca il derby tra Benevento e Salernitana. Schiaccia Sassi e Salernitana di Ventura, che ha collezionato tre vittorie mi pare nelle ultime quattro partite, quindi insomma due formazioni che arrivano a questo derby sentito per la geografia sia per la classifica. Si Spezia tra l'altro decisamente in salute, non perde dal 9 novembre e per quanto riguarda il calciomercato in uscita dovrebbe aver ceduto l'attaccante Gudjonsen alla Pergolettese, si attende l'ufficialità. Chissà se a fianco a De Luca ci sarà un altro attaccante per l'Entella, perché il DS Superbi ha annunciato l'arrivo di un nuovo giocatore per quanto riguarda il reparto offensivo dei chiavaresi. Direi che per questa 21esima giornata di Serie B è tutto, io vi saluto, ciao Sara. Ciao Tommy, buonasera a tutti i nostri telespettatori.